Parco Gioiani è una perla all'interno del tessuto urbano catanese, si affaccia su Catania, insomma la domina dall'alto, ha tantissimi spazi ed aree attrezzate, più o meno, ovvero sia basterebbe poco per renderle effettivamente sfruttabili. Alle mie spalle c'è lo skate park, che sicuramente per i più giovani può essere, o per chi comunque appassionato, può essere un momento di ritrovo. Alle spalle del cameraman abbiamo un campetto di basket che effettivamente dallo stato in cui si trova basterebbe poco per rimetterlo in sesto, basterebbe una pavimentazione adeguata per poterlo sfruttare. Vediamo infatti il canestro, però non vediamo la pavimentazione giusta per poterlo sfruttare. Cioè, come se le cose a Catania si volessero fare per dire che sono state fatte, però poi effettivamente non si portassero a compimento. Ora, noi vogliamo porre attenzione su questi problemi, su queste piccole cose che effettivamente il Consiglio di quartiere può tranquillamente realizzare, di cui si può interessare con una presenza costante giornaliera all'interno del tessuto urbano. In realtà basta veramente poco per rendere la nostra città una città vivibile per tutti, e in ogni momento, dallo sport agli eventi culturali. Il Parco Gioiani ha una superficie enorme, offre un panorama fantastico. Immaginate realizzare qui dei concerti, delle fiere o dei momenti la domenica che possano promuovere l'artigianato locale o i negozi del territorio, che oggi soffrono una crisi. Invece la domenica si potrebbero fare delle iniziative di promozione proprio dei negozi, sfruttando uno spazio aperto, uno spazio bello e caratteristico come quello del Parco Gioiani. Ripeto, come ho già detto anche in altre occasioni, le cose basta volerle, per realizzarle non sono necessari grossi fondi, e se in Italia ci hanno insegnato che le cose non si possono fare, in realtà non è vero, basta poco e basta semplicemente volerle.